31. Ok, la temperatura è giusta per entrare nel mercato coperto di Lanciano, che ha riaperto i battenti dopo 2 mesi di chiusura per coronavirus. C'è la più alta di tutte oggi. Quanto c'ho? 34. All'ingresso c'è Monica della cooperativa Ida, che è in gestione l'afflusso dei clienti. Non più di 15 per volta, mentre 35 sono gli operatori presenti. Mettono i dispositivi? Sì, mettono i dispositivi, magari li mettono male. Magari li scendono un po' per respirare, ovviamente. Però si da maggior parte è consapevole di quello che è la situazione attuale. Sono 50 complessivamente le persone presenti su 400 metri quadrati di superficie espositiva, in cui ci si muove seguendo un percorso obbligato segnato sul pavimento con delle frecce rosse. Rosalinda da Santa Liberata, Lucia da Fossacesia, Luciano da Frisa, Assunta dall'Iconicella di Lanciano e altri ancora sono contenti di tornare a vendere i prodotti degli orti tra i banchi del mercato coperto. È una vita che lavorano qui. In quarantena, dicono, si è persa parte del raccolto di stagione, finocchi, berze, cavoli, ma qualcuno di loro ha fatto anche consegne a domicilio. E adesso si ricomincia, con mascherine, guanti e gel igienizzante. La paura resta, ma la voglia di tornare a vivere è più forte. E allora sorrisi e saluti tra i vicini di banco e con i clienti. Li riconosciamo anche se portano le mascherine, dicono. Ci guardiamo negli occhi e riconosciamo le voci. L'assessore al commercio, Francesca Caporale. La riapertura del mercato è un modo per tornare alle tradizioni e con queste tradizioni iniziare ad avere un minimo di normalità, una normalità che sarà sicuramente diversa rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi, ma che comunque dovremmo imparare a vivere e convivere. Sono felice che comunque abbiano aderito in 20, probabilmente sabato saranno ancora di più, le persone rispettano le distanze, abbiamo i controlli sia all'ingresso che all'interno e anche all'esterno e quindi spero che vada tutto per il meglio. Ci sono delle disposizioni di sicurezza particolari, così come gli ingressi e l'uscita separati? Si entra in un punto e si esce da un altro, c'è l'obbligo di mascherina e guanti e gli ingressi sono contingentati, solo 15 persone possono essere presenti contemporaneamente e ogni bancarella avrà soltanto un venditore. Normalmente eravamo abituati a vedere più persone che si aiutavano della stessa famiglia, purtroppo per rispettare le distanze questo non sarà possibile, però con gli ingressi contingentati è anche più semplice gestire la clientela e non ci sono assembramenti.